Buongiorno a tutti quanti. Oggi una rasatura elegante. Quindi ho messo in ammollo il mio sapone duro. Con la ciotolina in ceramica. Men's Grooming. Dovrebbe essere, se non sbaglio, un sapone irlandese. Scozzese, scozzese, scusate, scozzese. Allora, ve lo dico, non sono amante delle creme di saponi inglesi, scozzesi, irlandesi. Non sono una persona molto moderna, non sono un classico, non sono un vintage, non sono un amante del vintage, non sono un amante del passato perché non l'ho vissuto in nessun modo. Però mi sono fatto una sbarbata qualche giorno fa che mi ha dato veramente grandi soddisfazioni. Nel senso che è andata molto molto meglio di quello che pensavo. Con un sapone che probabilmente con un altro rasoio non sarebbe mai funzionato sul mio viso o non in questo modo. E quindi mi sono detto ripropongo questa rasatura insieme a voi. Quindi, rasoietto tre pezzi trovato in un mercatino. Lametta sharp. 7 o'clock sharp edge gialle, la mette belle taglienti, eccolo qua, tac. Dopodiché si chiude così. È un rasoio senza nome svizzero, si mette dentro il notolino e si avvita. Guardate che bello, questo rasoio qua è di una dolcezza che penso che anche il neofita veramente alle prime armi si potrebbe radere, nonostante sia un open, anche per questo che dico open closed. È tutto relativo. Come pennellino non potevo far altro che sfoggiare il mio Zenith in setola vulcanizzata Zenith Vintage. Bene, è un sapone molto tecnico perché è un sapone molto duro, proprio una saponetta, e va montato in una certa maniera, altrimenti vi diventa molto evanescente. Ecco, cioè quando ci si è abituati magari a Varesino che monta da solo, quando si va, metto un goccio di prebarba, ecco l'unica cosa un po' fuori dalla rasatura, ma ci tengo. Cioè, chi pensa che Varesino sia un sapone duro non ha mai montato qualche altro sapone. E questi saponi va usato un po' la tecnica del talco, quindi un montaggio che va a partire quasi asciutto e si va ad idratare lentamente quando il montaggio comincia a tirare. Io bene o male monto quasi tutti i saponi così, sarà per questo che non noto grandissime difficoltà, però mi rendo conto che ci sono saponi che posso aggiungere acqua immediatamente e lavorano bene. E ci sono invece saponi che se metti subito acqua, vedo che, cioè, quando vedo che il sapone non tira bene subito, lavoro fino a quando vedo che comincia a prendere forma. Così dopo hai la possibilità di aggiungere acqua in modo sempre lento e continuo fino a quanto serve. Potrebbe anche bastare, vediamo. Spalmo l'eccedenza qua, così non buttiamo via niente. Tanto se vedete che già è una schiumetta che tende subito a smontare. Se non so se dal video si vede, ma così sembra quasi che in viso sparisca. Cioè, se adesso io metto acqua subito, mi sparisce il montaggio. Diventa completamente evanescente. Allora, lavoro bene in viso in modo che il sapone prenda forma. Vada anche in profondità sulla pelle. E aggiungo acqua dopo. Ecco.
Il massaggio di sto maiale è qualcosa di ecco. Adesso se voi guardate comincia a tirar bene il sapone, significa che adesso io ci posso aggiungere acqua. Guardate adesso come tiene. Ecco, vi sconsiglio, se non avete un po' di esperienza, di prendere un sapone così e pensare che vi esca un montaggio del genere subito. Ecco. Aggiungo ancora acqua. Basta, così vi tengo anche un po' di protezione. Che ne dite? Oggi mi ha fatto ridere perché è entrato nel gruppo 1. Che appena è entrato, subito ad attaccarmi dicendomi che non so montare i saponi. E ho detto, adesso cacciami, visto che ho detto come la penso. Ho detto, no, ho detto, perché sei così ridicolo, ho detto. Che mi fa piacere tenerti nel gruppo. E poi se ne è uscito da solo. Certa gente c'ha proprio problemi, secondo me hanno, non lo so. Io penso che questo periodo di pandemia non abbia fatto bene a nessuno. E qualcuno usa i social. Per sfogare le proprie frustrazioni, probabilmente. Allora, andiamo alla rasatura, per carità. Perché una rasatura elegante, parlando di certa gente, no. Sto raso lieto, ragazzi. Vi sembrerà di non radervi, non è straprofondissimo, però ragazzi, mia, la barba te la porta via con una dolcezza che tanti tanti rasoi moderni dovrebbero dare un occhio a questa geometria qua. E soprattutto lo fa anche con un sapone che non è super mega protettivo. Guardate già in prima passata. Dopo, se serve, prendo un altro po' di sapone. Incredibile. E vi dirò, i saponi duri ne ho provati tanti. Dovrei provarlo sicuramente con qualche altro rasoio, cosa che non farò perché non mi interessa. Con tutti i saponi che ho da usare, da provare,
non mi vado ad impegolare su saponi duri con profumazioni eleganti, sì, ma molto leggere. Insomma, mi piacciono le cose moderne, io sono fatto così, ognuno ha le sue passioni. Io guardo la rasatura tradizionale con un occhio moderno, guardando al futuro, non dimenticando il passato, perché questo mi fa pensare che nel passato ci sia tanto da guardare. Ma guardare per fare qualcosa di nuovo, non per rimuginare cose che non ci sono più. Inutile che mi dite, ma come i vecchi vintage non c'è niente. Allora, chissà che qualche produttore nuovo faccia qualcosa che sia alla pari o meglio. Che dopo in realtà ne ho provati tanti, sì, ci sono rasoi ottimi, ma ci sono rasoi moderni che non hanno niente da invidiare, anche come gusto di taglio e via dicendo, quindi come ci sono rasoi vintage molto aggressivi, ci sono rasoi vintage troppo dolci, giusti, come ci sono rasoi moderni che sono troppo estremi, troppo qua, troppo là. Insomma, ecco, io non, a me non piace mai fare di tutto un'erba un fascio. Come ci sono saponi di una volta che anche oggi farebbero scuola non tanto nelle prestazioni magari, ma sul come veniva saponificato. Io penso che piuttosto di aggiungere mille cose su un sapone tipo semi lavorati, impastati, dove ormai non c'è neanche più saponificazione, ma solo grassi impastati, io dico facciamo un passo indietro, mettete un grasso alla volta, un po' alla volta, e saponificate bene il sapone, che sia ancora un sapone. Quindi magari un po' di prestazioni in meno, ma un sapone che lavora bene, che ti duri anche nel tempo, non un sapone che dopo 3-4 mesi si distrugge o comincia a puzzare di tallo o fa i grumi o si stacca l'olio dal sapone, queste cose qua. Anche no. Infatti tutti i marchi che mi hanno deluso sotto quell'aspetto lì, per me basta, hanno chiuso. Anche perché se hanno fatto della loro mi si può dire, nel loro marketing, insomma, ecco, una scorciatoia, per me hanno chiuso. Infatti tanti con il set di talco hanno avuto difficoltà nel montaggio, nonostante io gli avessi spiegato come farlo. Dopo, piano piano, tutti quanti ci sono arrivati. Ma perché? Perché è molto grasso, ma è tutto saponificato, 100%. Ogni burro, ogni componente è saponificato al 100%. E oggi non siamo più abituati. Ad usare saponi saponificati, completamente saponificati. E questo si denota dopo nelle difficoltà di montaggio, via dicendo, io avendolo seguito dall'inizio. Me ne sono quasi accorto dopo. Perché non tiene l'acqua, invece io ho dimostrato, ho fatto un video su YouTube, su Facebook, scusate, dove aggiungo tanta di quell'acqua che metà basta, e dopo hanno visto anche gli altri, hanno provato, adesso hanno visto che funziona. Ecco perché la scelta del talco per
premere l'occhio al passato, ma con uno sguardo al futuro, perché parliamo comunque di una profumazione che conta più di 40 componenti, non ci sono oli essenziali, quindi parliamo di un qualcosa di moderno, di raffinato, di alta profumeria, ma saponificato come si dovrebbe saponificare un sapone, con prestazioni moderne, ma saponificato come si deve, insomma, ecco. Ragazzi, che le devo dire? Che vi devo dire? Tra l'altro, ecco, una cosa che mi ha stupito più di tutto è il post rasatura, perché di solito queste saponette qua a me mi seccano la pelle proprio da morire. Invece, ragazzi, ho un post rasatura di tutto rispetto. Quindi, se dovessi dirmi quale sapone inglese mi consigli, io vi consiglio questo qua. Che tra l'altro l'ho pagato su makeup.it 18 euro spedito, una roba del genere. Sottolinea in vetro, cioè in ceramica qua, o comunque in... sì, ceramica penso sia. Ragazzi miei, bella, bello, bello, bello. E adesso per finire, ci vuole sempre un po' di classe, no? Quindi, cosa ci possiamo sparare in viso? Io direi di andare di... dove è andato a finire? Quello qua. Secondo me gli si abbina bene. Tabac. Sembrava di avere anche quello piccolino qua. Non lo trovo più. Chissà dove è andato a finire. Questa è la colonia, perché purtroppo l'aftershave nuovo non mi piace. Questo è un po' più estremo in viso, però questa resta ancora quella nota iniziale un po' agrumata, dolce, che mi piace. Invece l'aftershave mi sa proprio da vecchio, non. Quello nuovo che hanno fatto adesso non mi piace più. Quello di una volta invece era più simile alla colonia qua, a mio naso. Spettacolare, ragazzi, spettacolare, una rasatura veramente da altri tempi, qualcosa di meraviglioso. E sto rasoietto, ragazzi miei, fa scuola, made in Svizzera, dolcissimo. Ah, ragazzi, ci ho raggiunto il BBS, per carità non è un BBS da R41, però ho insistito senza scannarmi. Rasatura perfetta, pennellino vintage, Zenith, cioè secondo me ad oggi tassi così io non ho mai provato, perché comunque il montaggio, perché questo maiale qua ha il massaggio di un maiale normale, non delle setole sbiancate, che è proprio morbidissimo, quindi ha un massaggio abbastanza vigoroso. Però ragazzi miei, ce lo mettete in bagno 2 minuti, non punge, non gratta in viso da subito. Io questo qua l'ho usato 3-4 volte ed è già perfetto. Che ve devo dire, ragazzi? Qua è qualcosa di, per me, di meraviglioso. Guardate che roba. 2-3 utilizzi, c'è qua. Guardate che spettacolo. Dimmi voi dove trovate un pennello oggi così. Purtroppo sta roba non le fanno più. Cosa vi devo dire? Bene, ragazzi, vi saluto. Grazie che mi avete fatto compagnia. È stata una rasatura spettacolare. Molte volte neanche con... sì, con un paio di red point, ma perché... veramente minuscoli, ma perché... Ho insistito per arrivare in profondità. È dolce il rasoio, quindi per me c'è bisogno di un filino in più. E dopo io quando metto l'alcol, anche se è una cosa micro, mi esplode. Però ragazzi, una rasatura senza irritazioni, senza problemi, vedete, cioè non è che si possa nascondere. Quindi ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Bye bye!